lì! È tuo! Sì! Ehi! Adriano! Ce l'ho! Prendi! Cosa? Oh, accidenti, ma come hai fatto? Ragazzi, che ne dite di una pausa? Complimenti, Adriano. È stato un ottimo tiro. Grazie, ero sicuro di fare gol, ma sei riuscita a pararla. Se fossi stato un pochino più veloce, sono sicura che non ce l'avrei fatta. Comunque sei migliorato molto, lo sai? Tu dici? Mm-hmm. Mi fa piacere, perché anche io ho l'impressione di essere più forte, in effetti. Con il tuo talento, vincere le partite non sarà un problema. Non esagerare adesso. Il calcio è fantastico, vero? Ti permette di dimenticare tutti i problemi e le preoccupazioni. Oh. Anche tu hai dei problemi, sul serio? Non me lo aspettavo. Ehi, guarda che ti tiro un bel pugno. Scusa. Sapete, vorrei tanto giocare una partita. Sì, anch'io. Piacerebbe anche a me. Sfortunatamente i nostri unici avversari su quest'isola sono bambini o anziani. Credo che non ne varrebbe la pena. È vero, però io sto cominciando ad annoiarmi. Se giochiamo dovremo farlo contro squadre vere. Allora ne parlerò con il direttore e forse lui ci darà il permesso di andare a giocare una vera partita. Ehi, ti ricordo che sono io il capitano. Andremo insieme. Gli chiederemo di organizzare un amichevole con un'altra squadra, d'accordo? Non sarebbe affatto male. Un amichevole, dite? Sfortunatamente questo potrebbe presentare dei problemi. Il calcio è diventato troppo popolare e Normidia fin troppo povera. Ci mancano i fondi. Cosa possiamo fare? Avete mai sentito parlare del modello sponsor? Sì, certo. Parla di quello nato nel continente, non è vero? Laggiù il calcio è molto importante. Per una buona gestione della squadra sono necessari degli investimenti. Questi finanziamenti, le grandi somme di denaro, sono forniti dagli sponsor. E così il Comitato Nazionale Giapponese di Calcio Giovanile ha deciso che tutte le squadre dovranno averne uno. Tuttavia, mi dispiace informarvi che la nostra scuola non è riuscita a trovare uno sponsor. Questo vuol dire che la nostra squadra verrà sciolta. Ma non è giusto. Tutti qui sull'isola amano giocare a calcio, non potete farlo. Questo non ha alcuna importanza. Se vorrete continuare a giocare, allora dovrete trovare uno sponsor. Le cose stanno così. Ma lei è sicuro che questa regola valga anche per le piccole isole? Qui non abbiamo uno stadio e in ogni caso non ci sarebbero abbastanza persone per riempirlo. Le regole sono regole, nessuna eccezione. Ciò detto, la squadra di calcio dell'isola Normidia è ora sciolta. Lei non può. Che cos'è quell'aria di sfida, ragazzino? Ma che succede? Il campo non è possibile. Non le permetterò di distruggere la squadra. Accidenti, sono proprio testardi questi ragazzi che giocano a calcio. In cammino verso il domani. Io lo fermerò. Non riuscirà a farci smettere di giocare. Sonny! Che cosa sta succedendo qui? Pare che la nostra squadra purtroppo verrà sciolta. Come verrà sciolta? Io non lo accetto! Oh, che cosa ne pensi? Fermatemi, per favore! Questo è il campo dove ci alleniamo ogni giorno. Ci dispiace, ragazzino, ma questo spazio verrà utilizzato per delle nuove attività. Avanti, lasciaci lavorare in pace. Aspettate, per favore! Arricci! Sei proprio testardo! Sonny, stai bene? State ostacolando i lavori. Avanti, andatevene. No, io non ve lo lascerò fare. Sonny, adesso smetta. Lasciami andare. Lasciami. Sonny, calmati. Io non mi arrenderò mai. E giocherò a calcio. Neanche io voglio sciogliere la squadra, ma così hai esagerato.
Quindi a te sta bene così? Ti sta bene non poter giocare a calcio? Ovviamente no, voglio giocare, però... Anche se fossimo riusciti a interrompere i lavori, non avremmo potuto ottenere nulla, e tu lo sai. Hai ragione, Trevor. Se vogliamo continuare le nostre attività, abbiamo bisogno di un piano. Io non smetterò mai di giocare a calcio, avete capito? Non smetterò! Sonny, brutte notizie. Riguardano tua madre, lei... Mamma! Mamma, come ti senti? Ah, Sonny, che cosa ti sei fatto al viso? Non è niente, sto bene. Piuttosto, dimmi come stai tu, mamma. Mi dispiace, tesoro. La tua mamma purtroppo non potrà più stare con te d'ora in poi. Che cosa stai dicendo? Andrà tutto bene, vedrai. Fino ad oggi noi due ce la siamo sempre cavata in qualche modo. E anche questa volta... Coraggio, tesoro mio. Qualche volta le persone ci devono lasciare, ma i legami che abbiamo creato con loro, quelli non scompariranno mai, hai capito? Anche noi due saremo legati per sempre. Non è giusto! No, mamma, ti prego non lasciarmi! Oggi ho già perso il calcio e ora non puoi sparire dalla mia vita anche tu! Ascolta, tesoro, le passioni non svaniscono mai e finché ne sentirai il bisogno... Il calcio sarà lì per te. Sonny, un futuro brillante. Aspetta. Mamma! Mamma, ti prego, svegliati! Mamma! Mamma! Riesci a immaginare come deve sentirsi? Sarà andato alla scogliera, o almeno credo. Già. Ehi, mi senti? Sonny, alzati! Ho alcune novità da comunicarvi. C'è ancora una possibilità che la vostra squadra non venga sciolta. Potremmo continuare a giocare? Si è fatto avanti uno sponsor che vorrebbe sostenervi, ma a determinate condizioni. Ne è proprio sicuro. Quali sarebbero le condizioni? Dovrete partecipare al Football Frontier e vincere almeno una partita. Ha detto Football Frontier, intende il torneo che decreta la migliore squadra di tutto il Giappone. Sì, infatti. Comunque, credo sia impossibile che voi ci riusciate, per cui rifiuterò l'offerta. Aspetti un momento! Come può dirlo? Non ci abbiamo provato! È inutile, sarebbe una perdita di tempo. Sì, però... È veramente così difficile? Vincere una partita al Football Frontier, intendo. Certo che lo è! Ma sarebbe solo una vittoria! Anche solamente per potervi accedere, il Football Frontier richiede delle notevoli abilità tecniche. Perciò riuscire a vincere una partita... Ce la faremo. Ce la faremo. Noi parteciperemo e soddisferemo le loro condizioni. Non è così semplice, Sonny. La nostra squadra non è qualificata per poter giocare. Di questo non dovete preoccuparvi. Possedete tutti i requisiti necessari. Sarà sufficiente che vi trasferiate alla Raymond, la scuola vincitrice dell'ultimo torneo. Facendo parte della loro squadra, acquisirete le qualifiche necessarie per partecipare. La Raymond? Lei intende proprio quella, Raymond? Ero certo che voi ragazzi avreste accettato la sfida, quindi mi sono preso la libertà di effettuare in anticipo i preparativi. In altre parole, tutti noi lasceremo l'isola e ci trasferiremo a Tokyo, capito bene? È proprio così. È il solo modo che avete per continuare a giocare. Provateci, anche se le vostre possibilità di successo sono vicine allo zero. La ringrazio molto, direttore. Vedrà, ce la faremo di sicuro. Per poter continuare a giocare a calcio, parteciperò anch'io al Football Frontier. Dici davvero? Sì, però... Forza, ragazzi, ci siamo allenati per tutto questo tempo. Noi ce la possiamo fare. Ma Sonny... Comunque, sappiate che il vostro primo incontro è già stato deciso. E la squadra che dovrete affrontare... È l'Accademia Stella. La squadra di campioni che è al primo posto in Giappone. Phoenix,
Ragazzi, non dovete preoccuparvi. Andrà tutto bene, vedrete. Noi andremo a Tokyo e torneremo a giocare a calcio. Sì, ma è il Football Frontier. Ci serve una sola vittoria, però... Giocheremo contro l'Accademia Stella. Non abbiamo alcuna possibilità. Tifoni, avete già perso senza giocare. E lui chi è? Ho sentito di uno studente che si è trasferito e voleva unirsi a noi. Sono venuto qui in campagna in mezzo alla natura con l'idea di migliorare il mio tiro speciale. Ma ho trovato degli inetti. Giocare con voi sarebbe solamente una perdita di tempo e basta. Come ti permetti, eh? Voi avete paura di combattere ancora prima di scendere in campo. Siete proprio dei codardi. Non riuscirete a vincere neppure una partita al Football Frontier. Che hai detto, scusa? Prova a ripeterlo, dai! Se ci impegniamo al massimo, noi possiamo vincere anche due partite. Il Football Frontier è il torneo che decide la squadra numero uno di tutto il Giappone. Fin dall'inizio, il comitato chiederà a tutte le scuole prive di potenziale di ritirarsi ancor prima di giocare. Per dei codardi come voi, che non hanno mai lasciato quest'isola e non sanno usare nemmeno una tecnica micidiale, non c'è alcuna speranza. Aiuti! Aspetta. Fareste meglio a trovarvi un altro hobby. Il calcio non fa proprio per voi. E invece io ce la farò. Perché non ho intenzione di rinunciare al mio sogno. Quindi ho deciso che partirò, anche se voi vi opporrete. Sonny. Andrò a Tokyo per continuare a giocare a calcio. Senti un po', Adriano. Non lasciarti provocare da quel ragazzo. Guarda che io non lo sto facendo per lui. Mi è venuta voglia di provarci davvero, per me stesso. Questo vuol dire che... Che mi impegnerò a creare una tecnica micidiale. Se ne avessimo una, forse potremmo vincere. Quindi è per questo che ti stai allenando tanto, giusto? Sembri così serio che non posso prenderti in giro. La mia tecnica sarà fortissima. Conosci il tiro frizzante? E che razza di tiro dovrebbe essere? Ascolta, nonna, devo dirti una cosa molto importante. Io andrò a Tokyo. Se riusciremo a vincere, potremo continuare a giocare a calcio. Ho capito. Questo posto sarà silenzioso. Ti chiedo scusa. Io sono sicura che vincerai. Sì. Noi ci riusciremo. Cliff, secondo te sarà buono il cibo a Tokyo? Nino, questo significa che hai già deciso di andarci. Non mi piace l'idea di lasciare l'isola, ma voglio continuare a giocare a calcio. Capisco. E tu invece sei ancora indeciso? Sì, e tu come fai a saperlo, Nino? Che cosa c'è? Senti, papà, io stavo pensando di andare a Tokyo. Tu che ne dici? Davvero? Uno come te che non sa fare niente da solo vuole andare fino a Tokyo? È per questo che ci voglio andare. Forse con il calcio riuscirò a fare qualcosa. Capisco. Ah. Mi dispiace. Ah. Mangia. È il mio arrivederci. Vai, lavora sodo e fai vedere a tutti di cosa sei capace. Papà... E così vuoi andare a Tokyo? Mi mancherai, ma se è una tua decisione, tuo padre non ti fermerà. Stai tranquillo, figliolo. Già, purtroppo però la mamma sarà sicuramente contraria. Non ti preoccupare. A tua madre ci penserò io, d'accordo? Grazie, papà. Cosa facciamo? Andiamo anche noi a Tokyo? O restiamo qui sull'isola? Ci siamo allenati così tanto. Non ho paura di giocare contro le squadre che incontreremo, però non vorrei andarmene. Perché non possiamo semplicemente giocare a calcio? Beh, perché anche se abbiamo una squadra, senza uno sponsor che ci sostenga non possiamo fare nulla. Però devi ammettere che è strano. In fondo tutto quello che vogliamo fare è solo divertirci. Purtroppo non esiste altra soluzione. Nemmeno tu vorresti andartene da qui, non è vero, Sandra? Se vogliamo continuare a giocare, allora dobbiamo lasciare l'isola. Io questo lo capisco. Però, se me ne vado, come farà mia madre? Sandra! Io starò bene, non preoccuparti! Se rinunci, non sarai mai una vera donna di mare! Mamma, non posso credere che sia riuscita a sentirci da laggiù.
Mamma, io lascerò quest'isola e andrò a Tokyo. Le passioni non svaniscono mai e finché ne sentirò il bisogno, il calcio sarà lì per me. Non è così. Io lo riporterò qui, a qualunque costo. Ce la farò, vedrai. Mamma, non ti deluderò, guardami. Lasciate fare a me! Io vado, ciao! Farò del mio meglio! Statevi bene, a presto! Ciao! Ciao, mamma, non ti deluderò! Ciao, torneremo presto! Wow! Così questa è la Rainbow. Mi sembra quasi di sentire le voci di chi ha giocato qui prima di noi. Potremo finalmente ricominciare a giocare a calcio. Non sto più nella pelle. Già. Ah, sto per piangere. Ti capisco. Però, se questa scuola ha vinto l'ultimo Football Frontier, che bisogno c'era di trasferirci qui? Attualmente la Raymond non ha una squadra. Come mai? Non conosco bene i dettagli, ma le attività della squadra precedente sono state sospese. Ecco perché ci hanno trasferiti qui, siamo i loro nuovi giocatori. Aspetta un attimo. Intendi dire che saremo solamente noi 11 qui presenti a giocare la partita della prossima settimana? Sembrerebbe di sì. Cosa? Voi lo sapevate già? Allora? Lo immaginavo. Sì, anche io. Esatto. Questo è... Credo che sia lo spogliatoio della squadra. Sembra inutilizzato da molto tempo. Secondo me ci porterà fortuna, vedrete. Bene, non vedo l'ora di cominciare. Fino al giorno dell'incontro, alleniamoci duramente per vincere la partita. Ed ecco finalmente i giocatori delle due squadre allineati sul terreno di gioco. La Raymond Junior High si è completamente rinnovata. Quindi anche il loro stile sarà cambiato. Mentre dall'altro lato c'è l'orgoglio del torneo, l'Accademia Stella. Hanno sconfitto la Royal durante un allenamento, salendo in classifica. E adesso sono qui per vincere. Mi chiedo quanto possano essere bravi dei campagnoli. Voi che dite? Ho sentito che vengono dall'isola Normidia. Beh, in altre parole, sono proprio dei campagnoli. Saranno dei sempliciotti e anche un po' stupidi. Vi prego di fare silenzio. Oh? Finalmente ci siamo. È vero. Ascolta, tesoro. Le passioni non svaniscono mai. E finché ne sentirai il bisogno, il calcio sarà lì per te. Sta a vedere, mamma. Io vincerò e mi riprenderò il calcio. Per quale motivo ha mandato in campo quei ragazzi? Il risultato è ovvio, giocano contro un diavolo. Mi dica, sta cercando di ucciderli per caso? L'arbitro fischia all'inizio, la partita è cominciata. Raymond va all'attacco. Wright, avanza con decisione! Finalmente è iniziata la rimonta più grande del secolo! Attenzione! Wright fa un passaggio all'indietro! Hardy dribbla con abilità gli avversari! Tornado di fuoco! Ed è gol! Che sviluppo inaspettato! Quello era un tiro speciale, che forza! E ha un bel nome. Raymond si porta in vantaggio contro la squadra favorita di quest'anno. La folla impazzisce! Grande, hai fatto un tiro davvero magnifico. Sei stato fantastico, Basile. Sono riusciti a segnare un gol e a solo i pochi minuti dall'inizio della partita. E adesso che cosa farai, Elliot? E quello cos'era? Perché non ne sapevo niente?
Non sapevamo neanche noi che fossero a conoscenza delle tecniche micidiali. E anche la loro potenza offensiva è superiore alle nostre aspettative. Per cui i dati erano sbagliati. No, i dati sono esatti. Hanno semplicemente fatto uscire la loro vera forza, tutto qui. Interessante. Finalmente potrei averla trovata anch'io. Quella che tu chiami luce, mio caro Jude. Guarda i loro occhi. Dimmi, che cosa hanno di strano? Niente, sembra che giocare a calcio li diverta, tutto qui. Non credo sia possibile. Già, hai ragione. Ridi pure, ma noi vinceremo. Staremo a vedere. Stiamo arrivando, preparatevi! La partita è finalmente cominciata. Riusciremo a riportare il gioco del calcio sull'isola. Inazuma Eleven Ares. Prossima puntata, furore in campo. La frase del giorno di Inazuma Eleven. Le passioni non svaniscono mai, e finché ne sentirai il bisogno, il calcio sarà lì per te. È tutto!